Ciao pagliacci e pagliacce, come Gozzo e ben ritornati qui a Bomba sul mio canale. Ogni giorno io cerco di portarvi dei video veramente fenomenali. E quest'oggi non sarà da meno, perché vi preannuncio che se volete vedere appieno questo video dovete vedere il video, l'ultimo precaricato prima di questo, di GTA, dove Ronaldo Junior nella vita da bambino ruba una Lamborghini, ma non una Lamborghini, ma una signora Lamborghini, perché è la terzo millennio da un signore ricco che è proprietario di tutte le banche. Insomma, non ve lo voglio spiegare. Se volete vedere questo video, ragazzi, non avete visto il precedente, andate a vedere il precedente, perché sennò non potete capire questo appieno, perché sono collegati. Quindi mi raccomando, andate a vedere il video precedente, tanto trovate sul canale, e insomma penso sia l'episodio 104 105 no 104, e vedetevelo, 103 non mi ricordo, insomma l'ultimo, così potete capire perché succederanno cose in questo video. In ogni caso, mi raccomando, a Bomba lasciate un bel like per spaccare, devastare sempre il video di mi piace. Iscrivetevi al canale, così ragazzi siamo quasi 300.000. Mi raccomando, supportatemi. E vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram, quindi basta cercare @RianAnthony per essere salutati a fine video. Quindi mi raccomando che vi aspetto. Guardate dove siamo, sorpresa, che forse questa parte l'avete, in pochi l'hanno vista, e forse chi l'ha vista non l'avete da un po' di tempo. Esattamente, guardate dove siamo, siamo dentro il garage di Ronaldo Junior, cioè quello segreto che Cristiano Ronaldo in seguito ha scoperto. Ma forse nessuno se lo ricorda, ve lo ricordo io perché ormai so a memoria tutto io la serie, cioè non la so io che l'ho creata, che la deve sapere. Quando Ronaldo ha scoperto il nostro garage, ragazzi, ci sono stati problemi con Jasmine all'epoca, quando papà era fidanzato con Jasmine, e quindi poi se ne è completamente dimenticato, poi perché ha dovuto firmare con la Juve, sono successe tante cose all'epoca, e quindi ragazzi se ne è completamente scordato. E come vedete qui ci sono alcune delle nostre macchine, delle altre ragazze teniamo a casa di Albert nascoste, non si sa mai. Allora, come vedete qui c'è la Lamborghini terzo millennio che avevamo intenzione di fare il regalo a papà, ragazzi, che io ahimè non riesco a guidare perché non ho ancora ben capito il motivo, ma è impossibile da guidare perché avrà dei comandi molto particolari, il motore è molto particolare. Vabbè, niente, poi qui vedete, ve l'avevo già fatto vedere, c'è una Maserati verde, c'è una Lamborghini sempre centenario, nera, poi qui c'è una BMW X6M, qui ci sta un'altra Ferrari, quella con la di mio padre, però gialla. Insomma, ragazzi, il garage l'avevate già visto, forse non tutti l'hanno visto, non tutti se lo ricordano, ve l'ho ricordato. Allora, io stavo aspettando Albert perché avevo invitato Albert a casa mia a mangiare, quindi farò la sorpresa a papà e ho intenzione di aspettare Albert, così ragazzi andiamo insieme a casa e possiamo fare entrambi non so, qualcosa insieme. Quindi direi che ci siamo, devo solo aspettarlo, anzi ora lo chiamo, va bene. Ragazzi, allora Albert è arrivato, ci ha messo un po' di tempo. Bella fratello, come va, tutto bene? Ragazzi, già Albert è il prossimo fratelli, quanto cioè, che cosa avessimo a oggi Italia regà, proprio non fa per me. Se fossimo stati fratelli, raga, quante pazzie avremmo combinato insieme, vero? Un bot, raga. Ok, allora io direi che possiamo andare, ragazzi. Spero vi sia piaciuto rivedere il garage privato di Ronaldo Junior, anche se mancano alcune macchine, però va bene comunque. Quindi missione: portare l'auto a papà, fagli una sorpresa. Albert, dai, vieni. Dobbiamo cercare in qualche modo. Oh, ma le portelle? Ronaldo Junior, non ci credo, ragazzi. Ronaldo Junior vuole uscire con le portelle aperte. Ronaldo Junior, Ronaldo Junior, chiudi le portelle prima di uscire. Non ci resta altro che tornare a casa adesso, anche se io devo fare un giro con questo gioiellino, che tra l'altro vi ricordo è una beta. Cioè, ragazzi, per chi ha seguito il video, beh, io faccio finta che voi abbiate seguito il video, quello precedente, e diciamo che sappiate tutte le info. Questa è una Lamborghini, che è la terza millennio, è un'auto, una beta esistente, unica al mondo. La sta guidando il nostro Ronaldo Junior, che poi vedete, manco la sa guidare. Meno male che non si è ammaccato Ronaldo Junior, meno male. Non abbiamo ancora bene capito il motivo, ma vedete, non la riesco a guidare. La sesto elemento la riesco a guidare benissimo, mentre questa, ragazzi, boh, non so, sembra sia tipo mi hanno messo qualcosa, ma non credo, cioè mi hanno messo, sì, può essere una beta di macchina, un'auto beta, quanto volete, ma ragazzi non penso sia mano messa. Cioè, la guida proprio con difficoltà. Vabbè, in ogni caso, ragazzi, sarà un'auto avanzata che solo il nostro papà potrà guidare, infatti la voglio regalare a lui. Dobbiamo tornare a casa, quindi no, casa nostra è... Ah no, sono andato nella direzione giusta, ok. Sono andato nella direzione giusta di qua.
Attento per Ronaldo Junior, spiaro! Voglio vedere la faccia che farà papà quando gliela consegneremo. Oddio, un orso! Oddio, Ronaldo Junior, hai ammazzato un orso! Hai sporcato l'auto di sangue! Oh mamma! Oddio ragazzi, non ci credo! Mi è passato un orso davanti e l'ho messo sotto! Cioè, oddio, sarà svenuto, ma la macchina è sporca di sangue! Oddio, no, ancora si risveglia! Ok, Ronaldo Junior, forse dovresti fermarti un attimo e pulire il sangue. Albert, aspetta in macchina. Allora, forse dovrei togliere questo sangue di orso dall'auto, che non si sa come. Ah, no, ma devi rompere, Ronaldo Junior, ritardato. Pulisci con le mani. Allora, ragazzi, ora c'è poco da fare, dobbiamo pulire con le mani finché non se ne viene via lo sporco, praticamente. Pare che il sangue era fresco, sono riuscito più o meno a togliere quella schifezza che c'era lì. Comunque, dovremmo esserci, ora portiamo l'auto a papà. Devo controllare se papà fosse nelle vicinanze, ma sia dietro che a sinistra, a destra, non vedo nessuno, in casa non vedo nessuno, quindi ragazzi, direi che possiamo entrare. Possiamo lasciare la Lamborghini qui, devo fare molta attenzione a come parcheggio, perché questa è molto delicata. Ronaldo Junior, non zuppare lì. Ha visto mio padre? Vuole sapere dove è papà? Niente ragazzi, forse non lo sa perché non mi risponde. Albert, che facciamo a questo punto? I guardi dell'FBI, ragazzi, mi hanno visto entrare con un'auto che non hanno mai visto. Quindi se papà dovesse arrivare e non dovesse scoprire la sorpresa, sarebbero veramente guai, perché voglio penso di fargli una sorpresa come regalo di compleanno anticipato il 5 febbraio. Beh, vabbè, dai, molto anticipato. Eccoci, come te abbiamo switchato nei panni di Cristiano Ronaldo, che a quanto pare sta facendo una passeggiata. Sì ragazzi, sto facendo una passeggiata perché... oggi abbiamo la partita contro il Napoli alle 6 e sto facendo una passeggiata giusto per schiarirmi le idee, anche perché il cielo permette, la temperatura permette ancora, per cui ragazzi ho pensato di farmi una bellissima passeggiata. Bene, direi che possiamo tornare a casa. Oh, c'è Ronaldo Junior ad aspettarmi, guarda un po', figliolo, mi ha fatto una sorpresa Ronaldo Junior. Ehi Ronaldo Junior, che ci fai qui? Ehi figliolo, perché ha quell'aria tutta da spavaldo, serio? Che cosa è successo, Ronaldo Junior? Ronaldo Junior ci stai dicendo di guardare a destra. Che cosa c'è a destra? Razza di ritardato, quella è sinistra. Diavolo! Ronaldo Junior, da dove hai preso quest'auto? Ragazzi, Ronaldo Junior non sta parlando, sta solo facendo così. Oh mio Dio, ragazzi, è possibile? È lei? No, la Lamborghini... Ronaldo Junior... È una questione urgente, da dove hai preso questa Lamborghini? Dimmelo adesso. Ragazzi, Ronaldo Junior non ha intenzione di parlare. Ronaldo Junior, devi dire da dove hai preso questa Lamborghini? Rispondi! Quando tua madre ti fa una domanda devi rispondere. Ronaldo Junior, rispondi! Farneticando, papà, ti ho fatto un regalo, volevo farti un regalo. Questo è ringraziamento, sei un ingrato, vergogna, sei un brutto padre, padre cattivo. Non si fa così, Ronaldo Junior ti ha regalato un'auto, Ronaldo, e tu lo tratti male? Non ha molto senso. Devo sbarazzarmi subito di quest'auto, corri Ronaldo, corri! No ragazzi, voi non sapete, ci sono cose che non sapete. Questo, corri, lasciala qui, corri, esci. Via. Oh mio Dio, forse è troppo vicina. No ragazzi, non è troppo vicina alla casa. Che cazzo? Oddio ragazzi, ci sono cose che non sto capendo. Che sta facendo? Ronaldo Junior, vieni qua, corri. Ronaldo Junior, quell'auto poteva esplodere da un momento all'altro, porca miseria! No, Albert, non devi filmare! Se dovesse esplodere quel video non si deve sapere che quest'auto è stata portata qui! Ronaldo Junior si sta disperando, sta dicendo com'è possibile, stavo su un'auto distrutta! Sì, Ronaldo Junior, stavi su un'auto che poteva essere distrutta! Questo è il problema, ragazzi, ho chiamato già i pompieri casomai dovesse esplodere! Pompieri, attenzione, potrebbe esplodere un'auto, vi ho chiamato apposta! No, è dall'altro lato l'auto! Dove va? Oddio ragazzi, Ronaldo Junior ha combinato un casino stavolta. Ronaldo Junior, non dovevi, una volta che non dovevi rubare una cosa l'hai rubata. Oddio, è esplosa. Oddio, signori agenti, lì stanno andando a fuoco. No, ma che fanno? Ma sono ritardati, ve lo spacco io il muro. Albert, era proprio questo che volevo evitare. La macchina ragazzi è esplosa e carbonizzata lì davanti, perché avevamo fatto mettere una bomba per invidia. Oh mio Dio, non ci credo, abbiamo fatto un mazzo così per poterla rubare dopo Ronaldo Junior. Abbiamo chiamato i pompieri già perché sapevamo che sarebbe finita così. Lì sopra ragazzi sta prendendo fuoco e sono talmente ritardati questi che guardate non riescono a fare il giro. Ma si può essere così di merda un gioco a volte. Però se dispiacerci, essere felici che non siamo morti con Ronaldo Junior, perché la macchina poteva esplodere in qualsiasi momento quando l'avevamo rubata con Ronaldo Junior, perché sarebbe dovuta esplodere a casa del proprietario. E quindi è successo un mezzo casino. Mio Dio, speriamo non si sappia niente. Ok ragazzi, non avendo previsto questi intoppi e i pompieri più o meno hanno spento le fiamme, quelle che erano rimaste, la macchina è esplosa da sé. Ronaldo Junior, non farei mai più queste cose. Dimmelo se fai questa cosa, non avrei fatto mettere la bomba.
Oddio, ragazzi, è successo un casino. Arnold Jones si è salvato veramente a culo. Cioè, meno male che non mi è esplosa a casa. Tipo, meno male che non hanno preso fuoco gli alberi qui vicino, se no sarebbero esplose tutte le macchine. Ho portato qui Ronaldo Junior per fargli vedere il danno che ha combinato. Cioè, poverino, non lo sapevo, vedete, è un po' giù di morale, è un po' triste perché non se l'aspettava. Sinceramente, poteva seriamente morire. Bene ragazzi, quindi se il video vi è piaciuto, con un finale bomba, guardate, Ronaldo Junior si sta disperando, poverino, guardatelo, mi dispiace, poverino, perché non se l'aspettava. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Ronaldo Junior sta piangendo, ragazzi, no, mi dispiace, poverino, sta piangendo. E come faccio in tutti i video, ragazzi, voglio salutare gli ultimi di voi su Instagram. Saluto Magic08, Portosi Andrea, Young Wico, TMS Piccolo e Luca Martu 2005. Questi sono i 5 poverini che Ronaldo Junior oggi e Cristiano Ronaldo hanno salutato. Per cui mi raccomando, se volete essere salutati in tutti i prossimi video, trovate il mio Instagram qui in descrizione. Vi basta cercare @RealAntony, venirmi a seguire, mettere mi piace alle foto e avrete la possibilità di essere salutati dal sottoscritto in tutti i prossimi video. Quindi, ragazzi, mi raccomando, sapete che ci tengo, quindi passateci 2 minuti. Direi che per questo video è tutto. Ronaldo Junior ci ha fatto comunque una bella sorpresa facendo esplodere tutto. E come gozzo, ragazzi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Junior triste. Grazie a tutti per la visione prestata insieme a me anche quest'oggi. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao!